Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Non so bene quanti giorni durerà questo vlog, perché voglio riprendervi un po' di cose. E soprattutto dobbiamo parlare di un bel po' di cose. Prima tra tutte, perché mi stiano riuscendo tutti questi brufoletti, non l'ho capito. Adesso mi devo mettere a girare un video make up, quindi sarà interessante sicuramente farlo in questo stato. In qualche modo faremo come sempre. Però sto preparando i tutorial di San Valentino. Volevo fare almeno due look carinelli, a parte perché mi manca non fare tutti i make up quelli carini, sistemati, e un po' per far riprendere il fi, perché come sempre poi... Allora, gennaio è un mese veramente orrendo, fine gennaio specialmente per quanto riguarda i social, non so perché c'è sempre questo calo generale, ma che vedo a tutti. Ho qua tutta la questione dei tatuaggi che ancora si stanno spellicchiando. Speravo questa volta si vedesse di più il risultato del laser. In realtà è ancora un po' a me, cioè tipo qua vedete si è tutto quasi spellicchiato, ce ne sono solo poche. Però ancora, cioè non è nero come questo intenso come era prima, però vedete, alcune parti si tolgono meglio di altre. Poi adesso c'è ancora, diciamo, quell'alone tipo rosa. Vi faccio vedere su questi colorati, si vede meglio. Vedete come sono sbiaditi, però c'è questo tipo aloncino qua rosa, come in una ferita appunto appena cade la crosticina, no? Che sotto c'è. Cioè la pelle che si deve ancora rimarginare per bene. Infatti tra qualche giorno vado dalla tatuatrice, perché le devo parlare di un nuovo progetto. Ma prima di quello volevo anche andare appunto a sentire se già per lei magari si può fare qualcosa per coprire questi. Non lo so. Poi questi giorni sto andando a truccare anche tantissime persone fuori, perché come sapete che io lavoro sui social e tutto, ma faccio anche la truccatrice ovviamente. Sul mio profilo su Instagram è linkato l'altro profilo su cui potete scrivermi se vi serve qualcosa. E vi racconto un po' com'è andata questa questione, perché l'altro giorno stavo vedendo un episodio del backstage del concerto di Busan dei BTS. Io sono sempre super interessata quando vedo come li truccano, come gli ritoccano il trucco, eccetera eccetera. L'altro giorno però, vedendo appunto questo video, ho intravisto il prodotto che usano sulla loro pelle appunto. E visto che dovevo fare poi uno shooting con trucco uomo, che ovviamente è differente dal trucco donna, ho colto la palla al balzo e ho detto fammi comprare questo prodotto e fammelo effettivamente provare per vedere. Allora adesso loro nel video lo usano, lo applicano con un pennellino che sembra tipo un pennello per la pittura, perché in Corea va tantissimo usare anche questi, i pennelli per la pittura, come pennelli viso, insomma, per la base. E infatti mi ero portata un pennellino del genere, tipo lingua di gatto, molto sottile. E il prodotto in questione è questo, ragazzi. Non ho neanche faticato per trovarlo, perché mi ricordavo come fosse fatto il prodotto. E letteralmente ho visto la makeup artist con questa cosa in mano, quindi ho detto eccoci qua, questa è la mia occasione per comprarlo. Questo qua è il Secret Camouflage di Laura Mercier. Vi faccio leggere l'etichetta, ho preso la 01 e la 02. Questa qui è la 01, questa qui è la 02. Comunque in ogni caso la 02 è questa qui che stavano usando su Yoongi in particolar modo. E devo dire che l'effetto è bellissimo, cioè ragazzi sembra quasi di non stare applicando nulla sulla pelle. L'ho provato anche ieri su di me, perché poi ero incuriosita. Effettivamente io non ho una pelle con queste grandi imperfezioni, quindi ho detto ok, voglio effettivamente provare ad applicarlo tipo fondo. Con il pennellino piccolo andavo nelle zone più e poi con la spugnetta sfumavo, e devo dire che viene fuori un bel risultato. Quindi con la questione che devo girare appunto il look di San Valentino, colgo la palla al balzo, quindi registrerò la base e poi farò il make up. Anche la questione telefono, è molto 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 probabile che il mio telefono purtroppo dovrò abbandonarlo, cioè dovrò comunque cambiarlo. Sto valutando la questione, più che altro. Allora, io ho questo telefono da ormai 2 anni, almeno 2 anni se non 3 anni, quindi ovviamente capite bene che lavorandoci, avendocelo sempre in mano, io non lo uso come una persona normale, lo uso 5 volte di più. Va benissimo, che va benissimo, però già su iCloud ho dovuto acquistare i terabyte in più, e io pensavo ok, così ho risolto, perché avevo tipo un sacco di foto, un sacco di video, ragazzi, cioè avevo tipo 10.000 foto e video. E infatti a parte i video non me li caricava, io pensavo appunto una volta aver comprato l'iCloud in più si caricassero, invece no. Per cosa l'ho fatto non si sa, vabbè, lasciamo stare. Quindi ieri mi sono messa tutto il giorno, ragazzi, ci ho messo 8 ore 8
8 ore, ci stavano incrociando gli occhi, perché poi non è che posso eliminare un video così alla leggera, cioè devo capire cosa sto eliminando. E quindi mi sono messa e ho sfoltito tutto galleria cose, ho tolto i video dei concerti di Los Angeles perché quelli li avevo già messi nell'hard disk, fortunatamente brava io. Mi fa rabbia non avere nulla sul telefono. Perché metti caso, non so, una volta devo far vedere, voglio ricordare, non lo posso trovare subito. Però non avevo spazio. E adesso sono arrivata a 5600 file, quindi ne ho eliminati tipo 3500 file. E adesso infatti mi carica tutti i video, anche quelli un po' più vecchi. Poi ho tantissimi Reels e tantissimi TikTok che io devo ancora caricarvi, che ho registrato in Corea. Perché non mi metto a montare quei video? Non l'ho ancora capito. Sì, stavo valutando di comprare appunto il telefono nuovo, perché questo che ho è da 256 giga, se non sbaglio. Volevo prendere quello più grande ancora, perché adesso vi faccio vedere. Nonostante io abbia eliminato roba, spazio utilizzato, spazio ancora vuoto. Cioè, questa qui arancione è lo spazio utilizzato, questo è lo spazio libero. Rimarrà un dubbio. E detto ciò, quindi adesso a registrare questo video. E poi devo registrare anche le clip del try on haul, che sicuramente avrete visto prima di questo video, perché una volta che registro le clip lo monto e lo carico sicuramente per questa settimana. Anche perché oggi è già martedì e in teoria domani dovrebbe almeno uscire, visto che sto cercando di mantenere più o meno, diciamo, la cosa dei 2 video a settimana. Ho finito adesso di registrare la clip della base. Ragazzi, io capisco perché gli usino questo prodotto. Cioè, guardate che effetto. Molto 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 soddisfatta, devo dire. Ora non la fisso, vado un attimo a prepararmi il pranzo e poi appunto dopo faccio il make up occhi. Bello bello, devo dire. Tra l'altro sto aspettando anche un pacco di Amazon. Poi appena arriva vi racconto tutta la storia. Oggi ho la parlantina, ve lo dico, vi racconto un po' di cose. È arrivato quello che stavo aspettando da Amazon. E la storia è curiosa e affascinante, ma in realtà è molto semplice. Questo qua è un proiettore, o meglio, un proiettore diciamo un po' Starry Night. La storia curiosa è che Alessia al mio compleanno, l'anno scorso, e mi ha appunto regalato questa cosa, perché, ve la faccio in breve, non è riuscito a prendere la lampada del ragazzo qua dietro, la mood lamp microcosmos, e quindi mi ha fatto la versione insomma così arrangiata, e avevo apprezzato tantissimo, bellissima, meravigliosa. Mi aveva fatto anche questa, e ha registrato insomma un po' di suoni. Uccisa da questa cosa. Vabbè, sta lampada ce l'ho qui, mi è rimasta qui, ovviamente non è questa perché ci mancherebbe, però ovviamente qualche giorno fa, tac, mi cade la lampada e si rompe. Si spacca la parte sopra della cupoletta, diciamo, e quindi non l'ho più potuta usare. Io la usavo tutti i giorni, letteralmente, quando appunto mi metto a letto la sera, perché io non riesco a dormire se non ho qualcosa, qualche lucettina. Poi l'altro giorno JK ha fatto la diretta, dove appunto aveva quest'altra lampada, che però non era la sua. E vabbè, ho detto wow che carina, vedi, però assomiglia, bla bla bla. Quando appunto si è rotta la mia, ho detto vabbè, visto che ne devo comprare un'altra, fammi vedere. La stessa identica che a lui, sta solo su Amazon americano, e farsela spedire tutto costava veramente troppo, tipo 90 euro, ho detto anche meno. Ho trovato la stessa identica versione, cioè non è identica, però quella è la funzionalità, quindi sti cavoli, ce la facciamo andare bene, su Amazon Italia, se c'è ancora, perché adesso vi ho messo il link nelle storie di Instagram. Se la mandate sold out non è problema mio, se la ritrovo appunto vi metto il link anche qua sotto. Ed è identica, semplicemente rispetto alla sua non ha il telecomandino per cambiare i comandi, lo puoi fare o dalla lampada stessa o sull'app del telefono, però è veramente identica, cioè guardate, fa lo stesso identico effetto. Ora vabbè, io ho questa luce accesa e la finestra aperta, vi faccio vedere, questa è quella multicolor, poi vedete cambia, questa è bellissima la sera deve essere, perché il blu lo sapete, è rilassante, poi c'è il rosso quando volete fare una cosa un po' più hot, il verde, poi abbiamo questa mista sempre, e poi rimangono solo i LED. Si poteva inserire il coupon e l'ho pagata tipo 28 euro, una cosa del genere, o 33, non mi ricordo. Comunque, molto meglio dei 90 euro, sinceramente, per avere la stessa cosa. E quindi niente, se cercate una bella lampadina... questa è carina, io vivo per queste cose, cioè penso veramente la porterò ovunque per il resto della mia vita. Ok, sto impostando la cosa col Bluetooth. Se anche voi non riuscite a capire e prenderete questa lampada, vi dico io come fare. In realtà c'è scritto tutto sul libretto illustrazioni. Praticamente diceva di tenere premuto il pulsante per almeno 6 secondi
e poi si accendeva questa luce blu che faceva titì, e quindi poi è apparso il dispositivo e lo sto collegando appunto sull'app. Quasi sceglie il colore, adesso ho messo blu. Così si spegne, così si accende. Così è sempre metà e metà, però prevalenza di rosa. Vabbè, ovviamente la mia preferita è sul blu e il viola, che ve lo dico a fare. C'è anche la velocità dei pallini, così vanno più lenti, così più veloci. Adoro follemente. Io che vivrò con questa cosa accesa H24. Rinominare Microcosmos Lamp. Conferma. Ed ecco il lucchetto sobrio che è uscito oggi. Sono molto fiera quando riesco a fare queste cose, perché prima avevo molta più inventiva nei make-up. Spulcio, vedo così in online, poi metto insieme i pezzi, quello che esce fuori nella mia mente. E quindi ho fatto questo cuoricino così, ovviamente tutti pieni di glitterosi. Secondo me ci sta, è molto particolare. Ovviamente non mi aspetto che le persone vadino, che ne so, a cena il giorno di San Valentino con questo make-up. È più una questione instagrammabile, ovviamente. Domani poi registro anche un'opzione naturale, che quindi potete rifare. Ora in realtà sono le 7, dovrei fare lo spuntino merenda. Dobbiamo andare a leggere che cos'era. Mi pare che oggi fosse la galletta con il prosciutto. Ecco qua, sì, infatti mi ricordavo bene. Queste sono diventate le mie preferite. Le dovete provare assolutamente se non le avete mai provate. E poi mangerò questo. Quindi ora composizione. Fatto doccia con i capelli, ora sembro tipo una di quelle serve dell'Ottocento. Devo assolutamente scrostarmi, ero piena di gel praticamente in testa. Qui ormai passavo la mano, si incastrava. Comunque sono in ritardo per Sanremo, perché in teoria inizio alle 8:30, sono le 9:20. Credo domani dovrò mettere la sveglia alle 7 almeno, come minimo, per editare il video, perché lo voglio far uscire domani, ma stasera non riesco. Allora, aspettate, ho fatto una corsa. Mi dovevo asciugare i capelli, ecco il risultato. Qui abbiamo brividi, ragazzi. Che bravi loro, mi piaceva tanto questa canzone. Comunque mi dovete seguire su Instagram, perché secondo me vi fate un sacco di risate. Cioè, sto mettendo storie a ripetere come capitano. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare il cielo di perle. Io vivo per l'auricolare di Mahmood, comunque. Tutto sbrilluccicato. Eccolo qua, il pazzo. Vivo dentro una prigione. Allora, qui abbiamo Amaruffolo, Amadeus, Ipu. E poi, ragazzi, niente, io ormai la porterò ovunque. Ve lo dico, l'ho dovuta mettere lì. La nananaisi qua che ci guarda con la sua linguetta. Tra l'altro è l'ora del tè, assolutamente. Mia madre ovviamente è già andata, mi ha fatto morire perché Amadeus: vi state divertendo? Mi sono girata, sì. Eccola qua, la nostra serata entusiasmante. 25 anni, non sentirli. Vi dico, questo è il primo anno, no, forse è il secondo anno che seguo Sanremo attentamente, o quasi, perché anche l'altro anno l'ho fatto, anche se secondo me, cioè, si prolunga un pelo troppo. Buongiorno ragazzi, con questa visuale un po' ampia oggi, perché sto facendo dei pacchetti, o meglio, questo qui è il reso di Shane dell'ultimo video haul che avete visto. Infatti mi sono svegliata stamattina alle 7, nonostante io fossi andata a dormire alle 2 più o meno, tra vedi Sanremo, fai cose. Ho detto no, mi devo assolutamente svegliare presto, perché come appunto vi avevo detto ieri sera dovevo far uscire questo video. Quindi ce l'ho fatta, anche in anticipo in realtà, potevo svegliarmi più tardi, ma comunque. Quindi video caricato, preparato, tutto pronto. Adesso appunto tra pacchi vintage e il reso sto incartando un po' di cose. Poi dopo scendo, mi vado a preparare le verdurine per pranzo. Pomeriggio devo andare a fare una visita. Dovrò prendere la metro, credo, perché sempre in un posto vicino al centro. Però ecco, a parte quello, oggi in realtà siamo abbastanza liberi. Poi stasera, altra serata a Sanremo. La canzone di Marco Mengoni già mi è entrata in testa. E ragazzi, la figura di Blanco. Prima serata Blanco aveva problemi con l'auricolare, a quanto pare. Ha fatto una figura che voi non avete idea. Ha cominciato a spaccare tutte cose sul palco. È scivolato, è cascato. Io non lo so, ma neanche Bugo e Morgan hanno fatto una cosa del genere. Quella era più divertente, lui proprio irrispettoso. Quindi sono rimasta un attimo imbarazzata. Infatti ho detto ok, it's my time to leave. Infatti me ne sono andata poi dopo di quella. Penso abbia cantato un altro. Stasera Giorgia, Paola e Chiara, che ve lo dico a fare, sono elettrizzata. A quanto ho capito Paola e Chiara sono le ultime, ovviamente, perché devono reggere l'hype del tutto. Non mi aspetto, e vi dico, non mi aspetto che mi cantino Vamos a bailar, anche se sarebbe troppo iconico. Se tipo, sapete, mettessero in mezzo qualche medley, qualcosa.
Non penso. Veramente mi sta piacendo questo festival. Che poi ieri sera lo stavo commentando anche con Giulia. Le ho detto, stasera vieni a casa mia. Ora, mi ha scritto un messaggio, vediamo cosa mi ha detto. Ok, a quanto pare Giulia viene stasera a vederlo qua da me. Ma sto volando che vieni, ti giuro. Sarà molto simpatico. Sì, effettivamente siamo a dieta. Non è che si possa fare questa grande festa. E non siamo soli. C'è anche Giorgio. Grandi ritorni oggi. C'è anche la Wendy. La Wendy. Come stare a dieta in modo facile. Mamma mia, Giulia, perché l'hai fatto? Vabbè. Devi portare questa cosa. Noi abbiamo... Lela non può mangiare. Perché no? Perché no? Ha detto, ma che scusa, è meno io gli ho detto fai te, me ne ha messe 40 uguali, cioè. Quali sono le però... più buone, quelle con la Nutella? Vabbè, meglio così. Vabbè, una. Ciao! No, a me non piacciono i giorni. No. Mangio solo frutta. Aspetta, fammi riprendere. Oh, guardate cosa ho creato dopo per noi. Noi siamo ragazze fit. Guardate. Fit versus fat. Fit versus fat. Che però è pure il nostro ispira. Posso dire? Uno smack da niente. No, dai. No. Ispira, guarda. Ora lo scoperchio. No, guarda che avete lasciato. Io non vedo niente di diverso. Allora, il settaggio è questo, vabbè, loro stanno commentando. Adesso poi facciamo un assaggio in diretta. Dopo Giorgia, deceduta, cioè ragazzi, morta, piegata, spezzata. Parole dette male. Raga, noi stavamo, a parte pareva che staremo, dovevamo fare noi. Tu stai cioè, in ginocchio. No, raga, io super in ansia, ho detto, Dio te prego, cioè, avevo un hype altissimo e quindi ho detto, avete presente quando tipo c'avete tanta speranza e poi dici, oddio, no, mi aspettavo di più. Invece no. Adesso allora, cioè, se devo scegliere la mia canzone preferita di Giorgio, oggi ovvio che non è questa. Ovvio, oh, c'è di sole d'azzurro, però, oro nero, però pure parole dette però, male. Cioè, continuare a sfornare canzoni belle, oddio, non è... No, ragazzi, io quando è scesa, deceduta. Aspetto i duetti! I duetti insieme da di me di sole d'azzurro. Oddio, poi qual è la... Luce. È luce, eh. Luce di sole d'azzurro. Mi viene sempre solo di sole d'azzurro che a me pure. Ma che vi devo dire, ragazzi? Ora c'ho avuto un calo di zuccheri improvviso. Devo mangiarmi il fit della misura. Sì, noccioline? Come ti dicevo. Ah, oggi com'è questo piatto? Presentami il nome del piatto. Il mio tiramisù. Il mio tiramisù. Il mio tiramisù. Allora, qui c'è un qualcosa, non capisco, ma è cioccolata? Eh no, è un biscotto. Anche qui, eh? Ce ne sono tre. Lucia, giuro che sono digestiva. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Mole brava. Te lo dico a fare. Non avete capito Paola e Chiara cosa hanno fatto? Cioè loro, ho riconosciuto la loro identità. Le voci erano loro. La sì. La canzone è bella, orecchiabile, già la sua memoria. Era già, così, cioè, festival, solo invece i festival era feroce. Furore. Ah, furore, io feroce. Iconiche, posso dire. Lela ha molto presa, devo dire, le è piaciuta questa puntata. Hanno fatto la Chiara. Eccola qua, oddio. Ah, che cosa è successo? Ti sei persa la cosa più iconica del mondo. Cioè, Paola e Chiara Iezzi. Ma io stavo per me. No. Certo, se non ti ricordi che hanno fatto vedere. Lei non stava dormendo. No. Ma no, lo indietro. È molto, ma lo rivedi su no, TikTok. No, no, puoi mandarlo indietro. Davvero? E dai, rivediamola. Ecco. Guardate le indietro. Con tutti i glitter in faccia. Dove vanno? Pazzerello. Anche il direttore, l'hai letta. No. Uccisa. Vi prego, scopazza. Beh ragazzi, mi sembra giusto che a luna di notte io accendo la mia microcosmos lamp. Eccola qui. Solo che ovviamente devo spegnere qua l'abajur, così guardate che bello. Bellissimo, vi prego. Quindi con questa bellissima visuale io vi do la buonanotte e vi saluto. Buongiorno, benvenuti in un'altra giornata. Credo questa sarà l'ultima che vloggerò, almeno in questo accorpamento di giorni. Sto facendo la mia colazione e volevo commentare con voi innanzitutto le canzoni di Sanremo di ieri. Seconda puntata dove hanno fatto, appunto, abbiamo sentito le ultime canzoni in gara, quindi ora le sappiamo tutte. Le mie preferite, e per preferite intendo quelle che mi ricordo di più e che mi sono rimaste, perché per ora, a parte quella di Mengoni, insomma, non è che ne ho scaricate altre o imparate. Infatti la prima è Marco Mengoni. Queste ovviamente sono le classifiche dei giornalisti. Secondo, Colapesce di Martino.
Io non lo so che cosa si sono fumati questi giornalisti, mi dispiace con tutto il rispetto, signori, signore. Però veramente, a Madame Terzo, ok, mi è piaciuta. A me piace molto la voce di Madame. Quarto Tananai non esiste. Giorgia e Paola e Chiara dopo Elodie, o dopo Comacose, o dopo Lazza. Cioè, non me lo merito. No. Paola e Chiara me l'hanno messo 14esime. Oggi c'è la serata con i voti da casa e la giuria, quella, come si chiama? Vabbè, avete capito. Oggi non credo guarderò la puntata perché stasera c'è Masterchef, come sapete, giovedì. E in più devo andare a ritirare dei pacchetti di Vinted, le fanchette degli UGG. Gli altri alla fine li ho già rimandati indietro, quelli che avevo fatto vedere l'altra volta, perché non mi convincevano come mi stavano su di me. Sono andata a ritirare il pacchetto. Sono un po' perplessa perché c'è, sono comunque appunto gli UGG fanchette, cioè dovrebbero pesare un pochino. Questa mi sembra una scatola vuota. Non sono mai stata truffata su Vinted, anche perché ormai è stupido da fare, perché tanto ti bloccano il pacco. Quindi sono perplessa, cioè pesano veramente così poco? Vabbè, apriamole. Mi sono portata anche il taglierino da casa perché ho detto così lo vedo subito. Ripeto, questo modello è introvabile, quindi io l'ho dovuta prendere per forza su Vinted. Guardiamo insieme. Ah no, ci stanno. Ci stanno, c'è tutto. Stranissima questa cosa. Vi giuro, sembrava non ci fosse niente dentro. Vi faccio vedere anche il modello. Sono fatte così. Io tutta nera sempre, coloratissima. Ci sono i capelli della tipa nella scarpa. Aspettate, tiro fuori questa cosa così ve lo faccio vedere. Non so se aveva un cane o sono i suoi capelli biondi. Nella scarpa, vi prego. Li espellerò da questa macchina. Queste ovviamente le proviamo a casa. Teoricamente con quest'ultimo giro alle poste dovrei aver finito per oggi. Me la prenderò un po' di riposo, almeno qualche oretta, perché è da ieri sera che ho mal di pancia. Ma è un mal di pancia fastidiosissimo. Avete presente quando vi sentite il gonfiore, ma sapete che non è né la cosa grossa che si fa in bagno, per dirla in modo carino, né ho mangiato cose strane. Quindi l'unica spiegazione è probabilmente che tra una settimanella, perché io funziono al contrario, cioè a me viene tutti i sintomi premestruali mi vengono una settimana prima, appunto. Quindi probabilmente sarà quello, perché mi sento proprio compressa a livello di pancia. Poi appunto proviamo le scarpine. E poi prima vi ho beccato la canzone Vamos a bailar di Paola e Chiara e vi ho caricato le storie. Ogni volta che carico le storie dove canto, c'è sempre gente che rimane un po'. Oh mio Dio, Ilama, tu sai cantare? Cioè, per farvi capire, la storia è questa. Neanche mi è uscita bene qua. Ora mi sento rinascere senza te. Yeah. Quindi avete visto, avete imparato qualcosa? Di nuovo. Allora, tutti insieme riuniti per il momento della verità. Vabbè, questi sono i miei aghini. E ora vai con questi. Cioè, il design è troppo, troppo bello. Guardate la platta. Allora, le sto provando senza calzino. E come numero ci stanno. Prova camminata. Queste sono belle perché se ve lo mettete con un pantalone tipo larghino, vi copre un po' la parte dietro, quindi non si vede che c'è questa cosa. Devo dire molto 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 belline. Mi stavo applicando il cerottino qua per questo brufolino imperterrito che, niente, l'unica zona dove mi esce roba è qui. E mi sono ricordata che mi chiedete sempre quali uso. Li ho presi in Corea ovviamente, come potete notare, però la marca è questa. E magari li potete prendere su YesStyle, probabilmente uno di questi siti che rivendono insomma makeup skincare coreana. Questi finora sono tra i miei preferiti. Costicchiano un po' più degli altri, infatti li ho presi da Olive Young, questi qua. Sono belli perché sono, vedete, trasparenti, quindi ci potete uscire, li lasciate tutto il giorno e potete anche truccarci letteralmente sopra. Quindi svolta del secolo questi patch qui. Ora andiamo a preparare il pranzo. Ho già le zucchine, quindi devo fare il couscous. Vi faccio vedere come lo faccio io. Giovedì, couscous, lenticchie, verdure. Io adesso ho preso questo qua, c'è scritto, vedete, pronto in soli 5 minuti. Io in realtà ci metto anche di meno. Metodo velocissimo, lo mettete nel piatto. Ci mettete l'acqua, deve essere un pelo sopra il couscous. E poi lo metto in microonde per 3 minuti. Poi al supermercato ho comprato queste che sono proprio le spezie del couscous. Sono buonissime, cioè gli danno proprio il sapore particolare. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Quindi ora rimetto in padella le zucchine e i ceci. Cioè, c'ho scritto lenticchie ma non ce l'ho. Ho messo anche le spezie, lo faccio giusto abbrustolire così un pochino.
ho fatto giusto andare un po' a brustolire. Siamo certi che in Europa. È il giorno dopo, ma non continuerò il vlog anche oggi perché altrimenti diventa lunghissimo, visto che ieri sera già mi ero messo a editare qualche clip. Comunque spero aver passato questi giorni con me, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia come sempre. Vi leggo poi nei commenti, quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!